sicuramente un ruolo importante nel mantenere viva l'attenzione, la curiosità e soprattutto quando i contenuti della lettura ti rimandano ad altre letture. Ci sono degli autori che io preferisco perché aprono una trama di riferimenti che diventa poi estesa, quasi interminabile, da un rimando all'altro. Ecco, la lettura in questo senso è una lettura attiva, non è una lettura passiva. Anche un romanzo di qualità che è ben scritto ti apre attraverso le sue citazioni, attraverso la scoperta di contenuti che riecheggiano altri contenuti di altro autore, ti apre a un panorama molto ampio. E devo dire che c'è un rischio in tarda età, quando uno cioè ha elaborato ormai nel corso della sua esistenza un filone di interessi o una serie di interessi ben precisi, che è quello di andare verso una lettura selettiva, che è inevitabile. Io seguo quelle materie, seguo quegli argomenti, sono appassionato a quegli autori, non mi distacco troppo da questi canali. Ecco, bisognerebbe fare uno sforzo per non rinchiudersi in questo universo di esperienze personali, ma ogni tanto di andare in libreria e buttare lo sguardo su qualche cosa che rispetto alle nostre passioni e alle nostre esperienze rappresenta un'innovazione, perché anche di lì si può arrivare a nuove esperienze, a nuovi stimoli.